Ok, eccola che torna di nuovo, ancora più incacchiata di prima. Sì, signora balena, mi venga addosso. Ma salve, signora balena, sa che ha degli occhi bellissimi. Ok, devo trovare un modo per farla incacchiare ancora di più, così distrugge il faro e potrò morire una volta ancora. Ok, salve a tutti, sono Spigiochi e bentornati in Suicide Guy. Eccoci tornati all'interno del nostro famosissimo ristorante, da cui potremo iniziare un nuovo livello. Questa volta sembra che sia un riferimento a Portal, dato che la Portal Gun è il suo simbolo. Oh, salve Salvino, allora intanto zittiamo questa cosa che mi dà fastidio. Qui c'è subito la statuetta dell'achievement, che assolutamente vogliamo collezionare in tutti i livelli se possibile. Prendiamo la nostra portal gun. Oh, che bellezza, funziona esattamente come una portal gun vera. No, vabbè, geniale questa cosa. Ok, adesso possiamo effettivamente utilizzare i portali all'interno del gioco. E, gente, non so bene cosa fare. A dire la verità, ho già in mente un trucchetto che possiamo fare, perché l'unica cosa che si potrebbe fare in un contesto del genere, che è quella di posizionare un portale sopra di noi e un portale sotto di noi. Questo, teoricamente, ci dovrebbe far morire alla grande, perché con questo spam assurdo... Vediamo se è questa la soluzione. Dai. Dai, personaggino, muori. Muori, fai qualcosa. Il nostro obiettivo, d'altronde, è morire per uscire dai sogni. Ok, e se io posiziono un portale... ce l'ho fatta! Ok, ok, gente. Non so nemmeno io se me ne sono reso conto per bene, ma a quanto pare abbiamo acquisito una grandissima velocità attraverso quei due portali. E poi, posizionandone un altro, ci siamo schiantati contro il muro. È stato molto confusionario come cosa, ma vi assicuro che è successo esattamente... Oh, mio Dio, no. Questo è meraviglioso. Siamo all'interno del mondo di Super Mario e già lì vedo la statuetta che ci serve. È Super Mario questo? Sì, ok, è leggermente diverso. Vediamo se riusciamo a tirare qualche testata. Oh, buongiorno. Possiamo... No, possiamo posizionare queste scatole ovunque vogliamo e quindi utilizzarle come scaletta per raggiungere la statuetta. Geniale come cosa. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi, ma non è che tirando qualche testata esce qualcosa? Dai, 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 dai. No! Dannazione, vabbè, vabbè. Facciamo lo stesso. Facciamo lo stesso con un bel posizionamento strategico. Qui devi stare, ciccetta. Salta, salta, salta. Perfetto. Quindi facciamo un bel saltino così. No! Quanto pare riusciamo a scalarle. Quindi così. E poi un bel salto. Oh, yes, ce l'ho fatta. Eh no, per adesso mi serve di nuovo la scatola, ma porca miseria. Vieni qua di nuovo, scatolozza. Posizioniamola qui. E un bel saltino. E perfetto così. E possiamo recuperarla una volta ancora, nel caso in cui ci servisse. Mamma mia, questi enigmi sono più facili del previsto. E a quanto pare lì in fondo forse abbiamo il nostro obiettivo. Però sono veramente disorientato da quante cose è possibile fare in questo mondo. Ci serve ancora quella scatola? Forse sì. No, non riesco più a recuperarla, dannazione. E tu? Bella pianticciuola. Ah, potevamo farci uccidere dalla pianta, ma a quanto pare è morta. E se dovessimo procurarci magari un fertilizzante per farla ritornare in vita? Ok, sono veramente incuriosito dalla cosa. Vediamo di fare questo parkour. Oh, mio Dio. Parkour come si deve. Bel saltino. Saltino. Ok. Salto incredibile. Ce l'ho fatta. E un salto ancora. Ok, qui abbiamo un bel fungo, che potrebbe esserci utile in qualche maniera. E allora, fungo più scatola uguale... qualcosa di particolare? Assolutamente, voglio provare. Fungo più scatola. Oh, ok, il fungo fa pesantire... È molto strana come cosa. A quanto pare il fungo fa pesantire le scatole. Però a quanto pare temporaneamente. Quindi la cosa è veramente, veramente strana. Allora, vieni qua, scatoluzza. Allora, la scatola così non riesce a premere il pulsante. Se noi mettiamo un fungo sopra... Oh mio Dio, sopra di lei. Perfetto. No, sapevo che era temporanea come cosa. Vieni qua. Corri, 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 corri. Oh, ce l'abbiamo fatta. E ora dove dobbiamo buttarci? Oh, salve. Mio Dio, ma questo mondo di Super Mario è veramente gigantesco. È incredibile. Ok, facciamo un saltino qui. Qui abbiamo un altro fungo che possiamo attivare insieme a un'altra scatola. E wow, allora lì abbiamo la scatola che ci serve. Qui abbiamo il fungo. Qui la radio che ora spegniamo perché rompe fin troppo. E qui in cima... c'è qualcosa di verde che potrebbe essere molto, molto utile. Quindi facciamo un bel po' di parkour. E vediamo cosa riusciamo a ottenere. Vediamo. Salto! Oh yes, una scatola intanto extra e il berretto di Luigi, veramente, va bene. Ok, questi easter egg messi a casaccio mi piacciono un sacco. Ma a quanto pare abbiamo ottenuto quello che ci serve, una delle due scatole. Perché immagino che qui ci saranno due bottoni da attivare. No, uno solo? Come? Vabbè, non importa, a quanto pare si accontenta di un solo bottone questa porta. E a noi va benissimo così, ma prima di tutto voglio provare anche questo. Oh, wow, wow. Questo strano effetto. Aspettate. Aspettate, aspettate, aspettate. Allora, quello è un modo per morire, perché ci sono un sacco di spine e il cappello di Super Mario. Quindi dobbiamo trovare un modo per morire.
Beh, questo è l'obiettivo principale, lo sappiamo benissimo. Come facciamo? Come facciamo a acquisire una potenza tale da essere sputati verso l'alto e schiantarci contro quelle spine? Non ho assolutamente idea. Sto provando in tutte le maniere, ma a quanto pare non è così facile. Vabbè, per il momento provo il vecchio trucchetto della scatola che apre la porta e che mi permette di ottenere... una scatola. Stai scherzando, vero? Una piattaforma! È un ascensore? Ok, perfetto, abbiamo ottenuto un bel po' di scatole. Quindi, in teoria, ora salendo il nostro bel ascensore possiamo ritornare con questa scatola, con quella che abbiamo già ottenuto, con quella che abbiamo visto all'inizio, e creare qualcosa di incredibilmente epico e mortale. Perché il nostro obiettivo è ovviamente quello di ucciderci per uscire da questi terribili sogni, che in realtà non sono poi così tanto terribili. Sono tutti colorati e pucciosi, ma a quanto pare per salvare la nostra birra, questo ed altro. E mi ero pure perso questa freccia. Aspettate, ma se io entro qui? Wow! Madonna, ma quanto complicati sono questi livelli! Oh, perfetto! Ok, ho capito tutto! Questo è il posto che dobbiamo raggiungere per avere la spinta necessaria a schiantarci contro quelle spine. E per raggiungere questo posto ovviamente ci servono, come dice quel cartello lì in fondo, 1, 2, 3 scatole, che sono esattamente le scatole che abbiamo trovato all'inizio di questo livello. Venite qua, belle scatolozze mie, venite qua! Per ottenere la terza scatola, infatti, ce ne servono 2. Oh yes, che abbiamo già ottenuto qui. Aspettate, allora mettiamo una scatola qui e andiamo a prendere la seconda. Ok, ho provato a posizionarle così, vediamo se saranno fatte abbastanza. Ok, ho provato a posizionarle così, vediamo se la distanza è corretta. Salta! Sì, ci abbiamo fatto, abbiamo ottenuto la terza scatola. Ora siamo super pronti a completare il livello. Se ovviamente la gravità ce lo permetterà. Ok, le ho posizionate tutte e 3. Ora possiamo fare questa bella scalata e vedere se avremo successo e riusciremo a morire un'altra volta ancora. Ok, facciamo così, piazziamola così. Perfetto, scalata. Ce l'ho fatta. Perfetto, e ora verso l'alto e vediamo come andrà a finire. Salta, piccolino. Yes! Ce l'abbiamo fatta, un'altra morte realizzata con incredibile maestria. Ed eccoci qui, tornati alla nostra locanda, e si apre un altro livello, il faro. Oh mio Dio, questo paesaggio è bellissimo! E subito la statuina. Beh, vabbè, mi state viziando un pochino, non pensate? Ok, abbiamo la nostra lampada che... Davvero? Davvero? Dovevo farlo? È stata una genialata da parte mia, grazie. E tu? Non mi interessa la musica. Oh, quella è una balena? Ah, perché qua c'è scritto Moby Duck. Ah, oddio, i giochi di parole. E quella è una balena? Oppure un iceberg che si muove, dipende da come volete vederlo. Però vabbè, a quanto pare, gente, abbiamo ottenuto una lampadina per qualche ragione. E ora... Aspettate, ho capito. Allora, la lampadina, vieni qua. La dobbiamo mettere, magari da questa parte, all'interno del nostro faro, vero? Oh, bastava metterla qui, guardate, si è attivata. E ora possiamo indirizzare questo raggio di luce dove preferiamo. Direi verso quella strana cosa che si muove. Era veramente una balena, l'abbiamo mossa. Oh, ok, abbiamo mosso, oddio. È quella, si sta avvicinando al faro. Non ditemi che si sta schiantando sul faro. Cioè, o meglio, dovreste dirmi che si sta schiantando sul faro, perché in effetti potrebbe causare un sacco di casini. Far crollare questo faro, io finalmente potrei riuscire a morire, come dovrei fare. Ok, abbiamo fatto incazzare un'altra volta questa balena, a quanto pare. Dai, schiantati sotto il faro. Continua a portare abbastanza pazienza questa balena. Aspettate. Oddio! Oh mio Dio, no. Mi fa paura anche se il mio obiettivo è quello di morire. Vediamo se riesco tipo a ciecarla col mio raggio di luce. Tiè, beccati questo! Ok, ora dovrebbe essersi definitivamente incazzata. Vediamo cosa farà. Vediamo, dimostrami di cosa sei capace. Tanto non ho paura di morire, è il mio obiettivo. A quanto pare ha rinunciato alla sua ira. Oh no, eccola che sta arrivando. Piano, tutti via! Ok. Ok, non mangiare tutto il faro, per cortesia, lo sai che dopo ti rimane sullo stomaco. Ok, ora sta tornando, è decisamente più incazzata questa volta. No! Oh mio Dio, l'occhio della balena è bellissimo. Complimenti, è qualcosa di assurdo. Ha anche dei begli occhi, signora balena. Sì, ma cosa intenzione di fare? Ah, la devo accecare, è vero, la devo accecare. Ok, ho capito. Praticamente, visto che ha rotto il faro, non possiamo più accecarla in quella maniera. Dobbiamo riutilizzarla all'interno della nostra bella lampada. Quindi vieni qua, lampadina mia, e dobbiamo accecarla così, vero? Sì! Yes! Accecato un'altra volta. Ora, se non mi spacchi il faro e non mi uccidi, guarda che io mi incacchio. Ma mi incacchio un sacco, perché ho fatto tutto quello che potevo a questo punto. Mi merito la morte, decisamente. Signora balena? Signora balena, dov'è finita?
Oh no, si è offesa perché l'ho chiamata balena. Ah no, beh, anche un pochino. Guardate, 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 guardate. Questa volta mi sa che sarà la fine per noi. Oh! Buongiornissimo, siamo tornati. Vivi e vegeti, beh, più o meno dall'attacco di una balena. E siamo pronti al prossimo livello. Una sorta di castello fatto di Lego. Oh mio Dio, cosa non è questa cosa? Ok, va bene, salve. Allora, questo teoricamente, non lo so, è il bersaglio per qualcosa. Ma molto molto interessante. Allora, diamoci un'occhiata qui intorno, perché non si sa mai dove potrebbero essere nascoste le maledettissime statuette che io colleziono così avidamente. E soprattutto inoltriamoci all'interno del castello. Il mio obiettivo, immagino, è raggiungere quel posto per lasciarci cadere qui, oppure utilizzare qualche marchio ingegno per schiacciarci mentre siamo su questa gigantesca X rossa. Allora, tu con la tua musica medievale puoi anche star zitta, bravissima. E tu, scatola, cosa servi? Sei abbastanza inquietante. Ah, servi per arrivare qui in cima, o sbaglio? Perché il portone principale è chiuso, come c'è da aspettarsi. Perché ovviamente non apprezzano gli stranieri forestieri, ma noi entriamo comunque, perché siamo troppo fighi. Allora, entriamo qui. Oh, lì sembrava esserci qualcosa di particolare, in realtà è semplicemente un ciuffetto d'erba. Spero che non mi abbiate nascosto la statuina questa volta, perché il castello immagino che sarà decisamente tanto tanto grande. E saltino! Ok, ce l'ho fatta, tu spegniti! Fai la brava. Perfetto, abbiamo superato anche questo parkour senza alcun problema. E andiamo avanti. Ci sono soltanto questi i parkour che riuscite a... Oh no, adesso le cose diventano molto molto più complicate. Qui c'è una scatola particolare, una scatola diversa dalle altre. E qui abbiamo addirittura un fiume. Non so dove porta questo fiume, ma voglio assolutamente vedere. Niente, niente di particolare? Dammi la mia scatola. Ho cose importanti da fare. Oh no, c'è il parkour. Allora, credo di dover fare questo parkour con la scatola in mano, perché altrimenti questa scatola non avrebbe senso. Quindi parkourino, parkourino. Questo è lo scopo della nostra scatola, stare qui per permettermi di salire questo muretto. E yes, ce l'abbiamo fatta. Ok. Una sala completamente circolare con... degli strani pezzi di legno, delle strane colonne di legno fatte come la scatola di prima. Ah, perché possiamo spostarle. Ok, molto molto interessante. Allora, questa dovrebbe essere teoricamente la scala che possiamo salire noi, quella in pietra che ci permetterà di fare l'inizio di questo parkour. E poi dovremo posizionare questi grossi, lunghi pezzi di scatola per riuscire a fare il resto, giusto? Sì, decisamente. Allora, quello qui e quello lì. Perfetto. E ora finalmente abbiamo posizionato tutto e siamo pronti al parkour incredibile. Salta. Bravissimo. E salta un'altra volta. Perfetto. Un altro saltino. Perfetto. Saltino e saltino. Yes! Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati forse dietro il cancello del castello, perché mi sembra avere appunto questa importante funzione. Tu stai zitta! Ok. Ok. Niente statuette nascoste. Vediamo. Ah, dannazione, no. Vabbè, me la sono dimenticata da qualche parte, o magari la troveremo più avanti. Sono veramente curioso di capire invece di cosa si tratta. Che porta è questa? Nessuna, a quanto pare. Ok, forse devo fare un altro po' di parkour. Scala, scala, scala. Ok, stiamo arrivando. Ma salve, salvino. Siamo arrivati qui in alto, sulle travi, come se fossimo una sorta di Ezio Auditore. E possiamo anche tornare indietro e imboccare questa galleria segreta sotto al tetto del castello o qualcosa di simile. Salve, buongiornissimo, c'è qualcuno da queste parti? Spero che nessun, non lo so, ratto mi faccia dei jumpscare, perché normalmente è sempre così. No, nessun problema. Di qua invece... Questo sembra essere un posto veramente strano, un vicolo cieco. Ok, tutto tranquillo. Dove porta questo posto? Mio Dio, quanto lungo è questo corridoio? Che senso ha? È un labirinto, un vero e proprio labirinto. Ah, forse questa è la sfida che ci stanno proponendo. Quella di essere un labirinto e riuscire a trovare l'uscita. Salve. Ok, finalmente posso correre di nuovo. Oh no, è veramente un labirinto. Letteralmente, ecco, ho trovato la fine del labirinto. Non è una bella fine. Perché a quanto pare, gente, dobbiamo fare un altro bel parkour. Piano piano, buono buono. Oh no. Oh no, allora qui. E qui. Perfetto. E infine qui. Yes, ce l'ho fatta. Abbiamo scalato tutto quanto e ora siamo pronti, gente, a proseguire la nostra avventura su per queste scale. Eccoci. Siamo arrivati alla fine, gente. Non ci credo. Ok, abbiamo skippato la statuetta in questo livello, ma la andremo a cercare in un altro momento. Per ora godiamoci questa incredibile caduta verso il basso che ci porterà a morte certa! Boom! Direttamente sulla X rossa. Passiamo a un altro ultimo livello, il decimo livello. Una tastiera.
È una cosa veramente, veramente strana. Onestamente, chissà dove... Oh, in ufficio, ma è ovvio, ovvio, ovvio. Ok, il nostro obiettivo, immagino... Intanto quello di spegnere la radio. E poi quello magari di buttarci da qui in alto. Quindi l'obiettivo penso che sia abbastanza ovvio. A meno che non voglio magari, non lo so, pugnalarmi con una penna biro. Non ne ho idea, ma vediamo cosa riesco a fare. Ma salve! Posso spostare tutto quello che voglio. Oh mio Dio, la fotocopiatrice, la macchinetta delle bibite, del caffè, tutto quanto. Quindi, gente, a quanto pare il nostro obiettivo è abbastanza semplice. Soprattutto perché non possiamo accedere ad altre stanze, giusto? Sì, corretto, non riusciamo a accedere a nessun'altra stanza, quindi dobbiamo trovare un modo per sfondare queste finestre e riuscire a buttarci di sotto. Non so esattamente come riuscirò a farlo, provo intanto con degli scatoloni, vediamo. No, a quanto pare no, è molto triste come cosa. Delle ciambelle! Magari posso... Yes! Una statua, finalmente! L'ho trovata! Oh, mi stava per sfuggire! Magari posso, non lo so, morire di obesità o che ne so io, posso sgraffignarmi tutte le ciambelle che trovo in questo ufficio. Ma a quanto pare, gente, io penso che la soluzione possa essere... Ho mangiato quell'intera scatola di ciambelle anche da distante. Ho il potere della telecinesi. Aspettate, riesco a aprire e chiudere le finestre. Ok, a quanto pare non me la fa più riaprire, quindi la finestra serve chiusa. Non è che dobbiamo utilizzare un altro sistema particolare per... Cos'è questo? È la tana di un topo. Ok, la cosa si fa ancora più strana. Allora, proviamo a utilizzare un qualche cibo per attirare il topo. Potrebbe essere questa l'idea, oppure un'altra cosa che mi è venuta in mente è che qui ci sono le sorta di allarmi antincendio e potremmo provare a stuzzicarli con una fiamma per far, non lo so, far spruzzare acqua ovunque. Non so se questa cosa sarà molto utile, ma ci voglio provare. Nel frattempo voglio provare a utilizzare la ciambella per attirare il topo. Funziona questa cosa? Dai, topolino, non ti sto guardando, non ti preoccupare. Mangia la ciambella, mangia la ciambellina, mangia la ciambella. Ma porca miseria. L'unico problema nella mia teoria è come far sprigionare una fiamma. Aspettate, possiamo attivare anche la tastiera. Oddio! Sì, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo praticamente azionato questo computer che ha fatto scattare questi sorta di allarmi antincendio. Ma questa cosa ci può essere utile? Potremmo sfruttare l'acqua prodotta... No, vabbè, questa è una cosa senza senso, ma voglio provare lo stesso. Aspettate, vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Allora, visto che l'acqua spegne il fuoco che sta sul... Grazie computer. Visto che l'acqua spegne il fuoco che sta sul computer, se noi mettiamo il computer in alto, in alto, in alto, e noi attiviamo il fuoco. Dai, dai. Perfetto. Ok. Sta funzionando. Non ci credo. Sapete come ho pensato a questa cosa? Pensando alla finestra. La finestra deve essere chiusa per una ragione, ed è quella di per non far uscire l'acqua. In questa maniera il computer continua a bruciare, perché appunto l'acqua non va a toccarlo. E in più il livello di acqua continua a salire. Ah, ecco la tana del topo cosa faceva. Dannazione, mi serve qualcosa con cui tapparla. Magari, non so, un secchio? No, i secchi non si possono prendere. Devo utilizzare qualcos'altro, dannazione. Devo provare a prendere... Ah, questa. Vieni qua. Vieni qua, tappa la tana del topo. Ehi, mi hai fatto cadere il computer. Maledetta. Ok, facciamo così e riattiviamo il nostro marchingegno mortale. Yes! Perfetto! Ora, teoricamente, la tana del topo non dovrebbe più dar problemi perché è completamente tappata. E sì! Stiamo annegando. In fondo al mar! In fondo al mar! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti ad annegare. Abbiamo completato anche questo 10° livello. Quindi, gente, questo era Suicide Guy. Spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti qui sotto se volete altri episodi di questo fantastico gioco. E noi ci vediamo la prossima volta. Ovviamente, se questa serie continuerà a piacervi, io continuerò a portarvi altri episodi. Alla prossima, ciao ciao.